Torniamo a Carmelita Brunetti e vorrei riagganciarmi alla videoarte, all'arte elettronica che è parte integrante del titolo del libro e anche del percorso che il libro ci accompagna a fare. Che cos'è l'arte elettronica? È un nuovo linguaggio, intanto un termine usato in arte contemporanea per definire la videoarte e tutte le esperienze anche legate alla computer art e l'esperienza di internet e tutte le altre espressioni legate al linguaggio massmediale. In realtà parto, oltre che da Mimmo Rotella, che è uno dei nostri grandi artisti calabresi internazionali e molto noto per i suoi décollage, poi parto subito con un altro grande artista, esponente della videoarte e anche del movimento Fluxus, che è Antonio D'Agostino di Catanzaro, ma che ha operato in tutto il mondo e ha lavorato insieme a Yoko Ono, Nam June Paik ed altri. E poi mi sono soffermata sui nostri, perché lui è a una certa età, è maturo come artista, e mi sono soffermata sui più giovani e fra i più giovani ho incontrato come videoartista piuttosto noto e affermato nel Meridione Orazio Garofalo, è presente anche alla Biennale, non di quest'anno ma di 2 anni fa, di Venezia, e poi un altro giovane che si chiama Giuseppe Colonese. Dunque, la loro esperienza artistica è molto importante per il nostro territorio perché si apre ancora di più al mio concetto iniziale, che è quello che l'arte non ha spazi e confini e genius loci può essere ovunque, per quanto ci siano le distanze e tutte le problematiche che la nostra regione ha per via delle distanze con le altre città metropolitane e anche per le altre nazioni. Questo non ha impedito ad artisti come Garofalo, che abbiamo sentito poc'anzi, Orazio Garofalo ed altri, e Colonese, a esprimersi seguendo anche la strada della sperimentazione, perché in realtà l'arte elettronica è sperimentazione con i linguaggi del computer e del video, con la televisione. Carmelita Brunetti, come avete visto, pur essendo molto giovane, ha un modo di interpretare il suo ruolo di critica d'arte molto attivo, molto aggregativo, no? Tende proprio a creare delle comunità intorno ai movimenti dei quali si interessa, è curiosa, va alla ricerca di artisti, di gruppi, di laboratori e posso dirla questa cosa, insomma, tanto è vero che si è meritata un gruppo su Facebook, Carmelita Fans Club, ed è presente l'idea, no, credo di no, credo che sia proprio per la capacità Anche per la sua avvenenza, voglio dire, al di là della che bellezza. non guasta. La determinazione che ha, perché è una ragazza determinata, molto saggia. Io volevo chiederle questo prima di passare ad Orazio Garofalo che ci ha raggiunto nel frattempo. Molti degli artisti di cui tu parli nel tuo libro sono rimasti fuori all'estero e tornano qui di tanto in tanto per fare delle mostre. Volevo chiederti se comunque sono rimasti in contatto, formano una comunità tra di loro e si. Assolutamente sì, a prescindere che tutti i 66 artisti sono tutti miei conoscenti e amici, più amici che conoscenti, tutti intervistati da me e quelli più maturi, mi riferisco a artisti come anche Mario Carbone, che è uno dei più anziani nel mio, diciamo, viaggio artistico intrapreso, li conosco tutti, sono tutti legati da antichi ricordi, si cercano, si stimano tutti. Anche Francesco Guerrieri, un altro artista che giovanissimo calabrese, ma che giovanissimo si è trasferito a Roma, è sposato con Lia Drei, un'artista anche lei romana, ma amano la propria terra, sono sempre in stretto contatto con noi. Quindi lavorano anche, si chiamano l'un l'altro, insomma partecipano a mostre insieme, collettive.
Naturalmente, fra tutti c'è sempre chi è più, come dire, individualista, ecco, che si allontana dal concetto della neoavanguardia, che resta un po' più appartato, isolato, e quelle sono scelte personali, il movimento, il gruppo, molti di questi movimenti che io ho descritto brevemente nel saggio si sono spenti, nati e spenti subito purtroppo, ma in realtà non è perché erano in Calabria, è perché i movimenti anche nelle altre nazioni sono nati e sono durati un po' di tempo, e c'è poi chi ha avuto la fortuna, perché poi emergere vuol dire anche avere fortuna, le conoscenze giuste, i momenti giusti, e anche il critico che ti possa illuminare. Il critico non esisterebbe, una frase che ho scritto nei ringraziamenti finali, senza gli artisti. Quindi io ringrazio sempre tutti loro, la grande pazienza che hanno anche nell'ascoltare me quando mi imbizzarrisco con loro.